Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere ben due funny glitch. Sono dei funny glitch per cui evitate di scrivere fra i commenti che sono inutili. Sono dei funny glitch giusto per cazzeggiarci in sessione se non sapete cosa fare. Per fare il primo funny glitch dovrete semplicemente recarvi in questa locazione con una Voltic, che sarebbe il veicolo speciale rilasciato nel DLC Import-Export. Dovete recarvi precisamente davanti a queste rocce, vicino alla riva del mare. A questo punto dovrete salire sulla Voltic. Quando sarete saliti sulla Voltic, dovrete aprire il menu interazione, dovrete andare su stile, accessori, equipaggiamento e dovete rimanere fermi sull'opzione equipaggiamento no. A questo punto dovrete accelerare con la Voltic e andarvi a schiantare nel preciso punto della roccia dove mi sono schiantato io. A quel punto l'auto si impennerà. Mentre l'auto si impennerà sulle rocce, voi dovrete premere il tasto acceleratore più la levetta analogico sinistro per utilizzare il turbo della Voltic. A quel punto sarete finiti in mezzo all'acqua più profonda del mare, anziché a riva. A questo punto ragazzi dovrete aspettare che l'auto sprofondi nel mare. Quando l'auto si sarà fermata sulla sabbia nel profondo mare, dovrete premere la freccia destra, quindi selezionare il rebreather nel menu equipaggiamento. A questo punto ragazzi noterete che in basso, dove c'è la minimappa, dove c'è la linea azzurra che sarebbe l'aria che serve al personaggio per sopravvivere, praticamente diminuirà i primi secondi, ovvero mentre l'auto starà sprofondando nel mare. Quando l'auto sarà sprofondata nel mare, dove c'è la sabbia, quindi profondo mare, la linea azzurra non diminuirà più. Inoltre, come state vedendo in basso a destra, segnerà quanti rebreather avete comprato, quindi avete a disposizione, e la linea azzurra del rebreather non si consumerà più. Scomparirà dopo qualche secondo e continuerete a utilizzare lo stesso rebreather senza doverne avere più di uno. Quel rebreather durerà all'infinito, per cui potrete rimanere nel profondo mare per più tempo possibile senza sprecare i soldi per comprare i rebreather. Passando al secondo funny glitch, questo è un bug che si è formato quando la Rockstar ha rilasciato l'ultimo DLC Import-Export. Dovrete avere una BMX e, stando in una qualsiasi locazione della mappa in sessione, dovrete saltare con la BMX e mentre saltate dovrete malapena spostare la levetta analogico sinistro verso il basso, ma proprio pochissimo, per far impennare proprio leggermente la bicicletta, la BMX. E se avete fortuna, dopo qualche tentativo, la bicicletta, quindi la BMX, si fermerà in volo. Se non vi funziona al primo tentativo, provateci tante volte, perché prima o poi vi funzionerà. Si tratta di un bug da quando la Rockstar ha rilasciato l'ultimo DLC Import-Export. Se volete tornare a terra quando sarete bloccati in volo con la BMX, dovrete solamente muovere la levetta analogico sinistro, vi farà tornare sulla strada automaticamente. Niente ragazzi, spero che questi due funny glitch vi siano piaciuti. Mi raccomando ragazzi, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video sui social network. E da OrcoVerde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!